Parliamo della collezione Hot Tropic, che è la collezione estiva della Pup uscita qualche anno fa. Questo è uno degli ombretti. Vedete qui Hot Tropic, Diamond e Yeshedo, questo è il numero 1. Ombretto compatto gelé, wet and dry, quindi questo utilizza asciutto e bagnato. Questo è il numero 01. Come vedete è un po' diverso, la cialda è tutta formata da piccoli esagoni. E questa, diciamo, è la differenza fra... Questa è una delle differenze fra una collezione e l'altra della Pupa. Questa secondo me è una di quelle più belle. Come vedete l'interno è verde e bianco l'applicatore, perché appunto i colori di questa collezione principali, uno dei colori principali di questa collezione era il verde, infatti. E questo è il colore. Secondo. Sono tutti quanti. E questo è il risultato. Infatti questo è il verde, un ombretto. Questo è il risultato. Questo è l'ultimo ombretto, il 4. E questo è il risultato. Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo e questo è il quarto ombretto. Tutti colori molto estivi, tropicali. Colori veramente molto belli, estivi, tropicali. Poi, siccome questi sono ombretti gelé, utilizzo asciutto e bagnato. Adesso ve li sto facendo vedere solo asciutti, però penso che bagnati siano veramente il massimo. Già per me così sono veramente molto belli. Quindi vedete voi, questa è una vecchia collezione. Magari non la trovate, però ricordatevi che su internet trovate tutti, quindi di sicuro la troverete. Gli ombretti, quando non sono aperti, quindi li potete comprare tranquillamente, gli ombretti quando non sono aperti non vale la data di scadenza, capito? Ricordatevelo. E lo vedete anche qua, i 6 mesi dalla data di apertura, quindi non vi preoccupate. Anche se è una collezione vecchia, ma vi piace, comprateli tranquillamente. Io quando la finirò farò di tutto per ricomprarla, quindi...